è davvero intelligente, furbo e sorridente, Doraemon, The Cat. Chi lo sa come fa a cambiare realtà, da qua e là, quando e come gli va. Doraemon, da qua giù, vola su, là nel cielo più blu, col suo cotter di bambù. Doraemon, 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 che gatto spaziale, solo tu ci regali dei gadget speciali, ma chissà come mai, quando poi ce li dai, siamo sempre in mezzo a mille guai. Tra non molto dovremmo arrivare nel punto esatto in cui sono state piazzate le trappole. Speriamo di trovarci il rarissimo gatto selvatico di Iriomoti. Ah, eccolo là! Siamo riusciti a catturarlo! Wow! Grazie a un permesso speciale abbiamo potuto prendere questo animale. È considerato un fossile vivente ed è inserito nella lista internazionale delle specie protette. Contando il numero di esemplari viventi e studiandone il comportamento, ci auguriamo di poterne favorire la conservazione. Sì, ma c'era proprio bisogno di metterlo in una gabbia, povero gattino. Vedi, purtroppo il numero degli esemplari è diminuito. Così devono raccogliere dati per poterli salvare. Se non fanno qualcosa, presto sarà estinto. Presto sarà estinto? Se le cose stanno così, allora bisogna proteggerlo. Esatto, Nobita. Se l'avessero fatto per tempo anche con l'ibis crestato giapponese, quella specie non sarebbe sparita per sempre. Hai ragione. E affinché non succeda più che un animale si estingua, c'è lo spray conserva specie in pericolo. Caspita, come si usa? Te lo spiego. Mettiamo che stai passeggiando in mezzo a un bosco. Quando vedi un animale raro, devi spruzzare lo spray immediatamente. Gli darà un odore particolare che terrà lontano tutti i predatori. Così potrà vivere in pace senza alcuna preoccupazione. Allora è uno spray prezioso per il mondo intero! Corra a proteggere gli animali in via d'estinzione! Ciao! Guarda che non ci sono animali rari dietro ogni angolo! Ma io scommetto che li troverò. Già. Sta arrivando. Avanti, alzati, pigrone. Guarda che se non ti muovi, stasera niente pappa. Ma è terribile. Forse non si tratterà di un animale raro, ma ha bisogno di essere protetto. Ehi, ma che stai facendo? Ti prego, perdonami. Vieni, piccolo mio, mi prenderò cura di te. Non ci separeremo mai. Funziona a meraviglia. Non posso tenervi, piccoli miei, mi spiace. Oh no, poverini. Che faccio? Non li posso abbandonare. No, scusatemi, piccoli cari. Giuro che non vi lascerò mai più. Bene, missione compiuta. Oh? Evviva, ho trovato un gatto di Iriomote! Oh no, è solo un comune randagio. Mi dispiace tanto, amico, ma purtroppo di gatti come te sono piene le città. L'hai voluto tu, non sprecherò il mio spray per te. Hai fatto strike! Questo gioco non mi piace per niente. Beh, che ti piaccia o no, caro mio, è il nuovo sport che abbiamo appena inventato. Si chiama Nobita Bowling ed è molto divertente. Perfetto, siamo 1-0. Prendo il pallone che adesso tocca a me. Guardatevelo! Non ci tengo proprio a farvi da birillo. Torna subito qua! Nobita! Nobita! Oh, maestro! Che ci fai qui? Hai fatto i compiti? Ecco, veramente io stavo Ragazzo, per... Ragazzo, ultimamente i tuoi voti stanno peggiorando. Se fossi in te, non perderei tempo andando a zona. Ha ragione, corro a casa a studiare! Guarda che è tornato, si ricomincia la partita! Aspetta, Nobita! Vieni qua! Non ti scappi! Nobita!
Nobita! Che cosa è questo? Ma come l'avevo nascosto così bene? Nobita! Quante volte devo ripeterti che se non ti impegni di più nella vita non concluderai niente? Ma perché ce l'avete tutti quanti con me? Io non ce l'ho con te, ti sto solo dicendo che devi studiare. Ma certo, anch'io devo essere protetto. Protetto? Sicuro, non sarebbe una tragedia se mi estinguessi. Ma che stupidaggini stai dicendo? Finiscila! Tranquillo, caro, chi se ne importa dei tuoi voti? L'unica cosa che conta per me è che tu sia felice e in buona salute. Aspetta, adesso ti porto la merendina. Strano. Ma prima non ti stava dando una bella sgridata? Stai scherzando? La mamma non oserebbe mai trattarmi male. Dici davvero? Tieni, tesoro mio, mangia. Che bellezza, grazie. Mangia pure tutto quello che vuoi. Certo. No, Nobita, non me lo dire. Hai usato lo spray conserva specie su di te. Indovinato. Insomma, dopo tutto esiste un solo ed unico esemplare di Nobita in tutto il mondo. Mi sembra giusto proteggerlo. Sconsiderato. Tu non ti rendi conto di quello che hai fatto? Che cosa stai facendo? Un pasticcio che neanche mi immagini. Grazie. Ciao ciao, io vado fuori a giocare. Divertiti, tesoro caro. E ora? Che guai potrà combinare? C'è un solo Nobita al mondo. Dani, guarda un po' chi c'è. Stavolta ti prendo. Fermati, tifone. Scusaci, amico, non volevamo. Non ti abbiamo fatto male, vero? Tranquilli, sto bene. Ho solo battuto. Perdonaci, Nobita, non volevamo mettere in pericolo la tua vita. Siamo imperdonabili. Stai esagerando un po'. Ma che cosa stai dicendo? Tu sei nella lista delle specie in pericolo. Se si venisse a sapere che ti abbiamo fatto un graffio, ci punirebbero subito. Che vergogna. Siete del prepotente. Nel file sono nella lista delle specie protette. Perdonaci, Nobita. Non lo faremo mai più. Nobita, dove sei? Farò finta che non sia successo niente, a patto che mi liberiate di lui. Vieni, Nobita, dobbiamo tornare subito a casa. Stare fuori è pericoloso, potrebbe succedere qualcosa di tremendo. Ah sì? Che cosa intendi per tremendo? Già, cosa può succedere? No, ehi, Nobita, aspetta. Ciao Doraemon, ti lascio in buone mani. Sta fermo, dove credi di andare? Shizuka! Nobita, che onore! Ho saputo che sei nella lista delle specie protette. Ma è strepitoso. Che cosa aspetti? Accomodati. Grazie mille. Shizuka, mi dici perché continui a fissarmi così? Perché sei un esemplare talmente raro. Se penso che in tutto il mondo esiste un solo Nobita e io ce l'ho davanti agli occhi. Non sono sicura che mi piaccia essere guardato come un animale raro. Oh, accidenti! Mamma! Non voglio rischiare che Nobita si estingua perché ha lo stomaco vuoto. Diamogli subito qualcosa da mangiare. Da bravo, fai... Niente male essere rari, anche se un po' la cosa mi preoccupa. Avanti, mangia ancora. Sì. Visto come mi viziano, direi proprio che va tutta alla grande. Ehi, è Nobita, quello nella lista delle specie rare. Ragazzi, è proprio lui in carne ed ossa. Ciao. Sono l'idolo di tutti. Quanta gente, chi se l'aspettava? Oh.
Edizione straordinaria! Nobita inserito nella lista delle specie protette! È stato proclamato tesoro naturale! Il primo ministro ha indetto una conferenza stampa in proposito! Edizione straordinaria! Ehi, che colpo di fortuna! Quello è Nobita! Signori, eccolo, l'abbiamo trovato! È proprio l'unico e rarissimo Nobita! Se posso, vorrei farti alcune domande. Ah, guarda la telecamera, per favore. Allora, Nobita, dimmi, di quale cibo ti nutri solitamente? Quale cibo? Beh, mangio quello che mangiano tutti. Oh, davvero incredibile! Chi se lo sarebbe mai aspettato? Buongiorno! Ora intervisteremo Nobita. È inserito nella lista delle specie protette. Ehi, calma. Veramente lo stavo intervistando io. La vuoi smettere? Devo completare il servizio per l'edizione della sera. Salve a tutti. Qui Canale 29. Ciao, Gazzetta dell'Est. Corriere della Metropoli. Mamma mia, ma quanti sono? Devo andare la più veloce! Oh, no! Vieni qua! Doraemon! Doraemon è terribile! Nobita, ti avevo avvertito che avevi combinato un pasticcio. E infatti, guarda qui il risultato. Dov'è la mamma? Ha telefonato dicendo che mentre faceva la spesa è stata bloccata per fare un'intervista. Secondo te quanto durerà ancora tutta questa seccatura? Ma visto che sei un esemplare unico nella lista delle specie protette, io temo che non ti lasceranno in pace finché non ti sarai estinto. Ci dica, lei che cosa ne pensa in proposito, professore? Che cosa? Ma non c'erano i cartoni animati? Eh? Se è compreso nella lista delle specie protette, deve essere assolutamente preservato. Dopotutto si tratta di un esemplare unico al mondo. Sì, capisco. Quindi vorrei esaminarlo attentamente e fare alcuni esperimenti su di lui. Cosa? Vogliono fare esperimenti? A mio parere non lo chiedono. Vedi, essendo nella lista delle specie protette, è il minimo che possa capitarti. Oh no! C'è di peggio! Che cosa intendi dire? Potrebbero anche portarti via e tenerti per sempre in qualche centro di ricerca! Ma è una cosa terribile! Nobita! Sono arrivati degli scienziati che vogliono portarti via! Nasconditi presto! Dov'è? È nostro! Qualcosa, Doraemon, che cosa faccio? Via! Oh, eccolo là! Prendete una scala! Presto! Eccolo lì! Sta scappando! Guardatelo! Guardatelo! Dai, avanti! La batteria dovrebbe esaurirsi proprio adesso! Non è colpa mia! Ormai è in trappola! Non ci può più sfuggire! Aspettalo! Oh no, siamo finiti! Non abbiamo più via di scampo! Aspetta! Ho il mantello dell'invisibilità! Shhh. 3, 2, 1, via! Ehi, ma qui non c'è nessuno! Cosa? Non possono essere lontani! Forza! Dobbiamo setacciare tutta l'area! Che bello dormito! Che fortuna! Qualcuno ha perso il suo giochino elettronico! Nobita, fermo! Non lo devi toccare! Nobita! Aiuto! Salve!
benvenuti al servizio di vendita online dei nostri magazzini. Allora, vediamo se lo trovo. Questo no, questo no, questo no, questo no, questo no. Eccolo! Ordinato! Strano. Non c'è niente. Avviso per il consumatore. Ci scusiamo, ma purtroppo l'articolo che ha appena richiesto non è disponibile per la vendita online. Che cosa? Potrà fare il suo acquisto nei nostri magazzini. Ringraziandola per averci contattati, le auguriamo buona giornata. Accidenti, devo fare in fretta! Che cosa? Via, senza tante storie. Dobbiamo documentare la tua fisionomia. Rimani fermo, ci vorrà solo un secondo. No, ridatemi i vestiti, per favore. Via le mani. Vergogno, ma subito. Fate. No, lasciatemi andare. Coraggio, apri bene la bocca. I canini non li ha ancora sostituiti. Oh, ci sono due carie. Questo è davvero interessante. Ha tutte le caratteristiche dell'Homo sapiens. Cosa? È davvero imbarazzante. È persino capace di afferrare le cose. Ah, bella scoperta! Pensate che non sappia usare le bacchette? Testiamo il quoziente di intelligenza. Tutto qui, allora è facile. Il risultato è 6. Evviva, io adoro le banane! È lo stadio scimpanzé. Oh, che mazzola. Dove sono? Mi hai portato a casa? Cosa succede? Devo andarmene. Oh no, questo è un incubo. Ecco, come potete vedere, signori, per studiarne il comportamento abbiamo ricreato fedelmente l'ambiente in cui vive l'esemplare. Mamma! 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 Oh, Nobita! Mamma! La colazione è pronta, Nobita! Signore e signori, tra pochi istanti avremo la fortuna di osservare come avviene il pasto del rarissimo Nobita. Eccolo là! Ehi, Nobita, sono qui, sei capolosa! Nobita, sapessi quanto ti invidio! Magari potessi avere io tutti questi fan. Farei un grande concerto e canterei le mie canzoni dal mattino alla sera. Sì, bravo, dici così perché non sei chiusa qui dentro come una scimmia, lo so. Sono dovuto andare a comprare una cosa. E tu in un momento come questo vai a fare shopping? Ma no! Ti ho procurato lo spray ultra deodorante! Libera da ogni odore sgradito in un istante! Non
Mi sembra che sia cambiato qualcosa. Ma come? È solamente un bambino! Ma sì! Che disastro! Ah, che disastro! Se ne sono andati tutti quanti a casa! A questo punto è inutile che rimani, ragazzo! Non interessi più a nessuno! Davvero? Ah, come sono felice! Scommetto che mamma e papà saranno molto arrabbiati. Non posso farci niente. Ora che hai combinato il guaio, ti tocca affrontarli. Ecco, lo sapevo. Mi aspetterà un'altra bella sgridata. Accidenti. Sono a casa. Nobita! Tesoro! Mi dispiace tanto. Io sono stato via per 2 giorni. Sarete arrabbiatissimi. Ma no, niente affatto, piccolo. Siamo troppo felici che tu sia sano e salvo. Proprio così, figliolo. Perché ricordati che tu per noi sei unico al mondo. Doraemon, aiuta! L'incubo della lista delle specie protette non è ancora finito. Fa quel caso, non voglio essere una specie rara. Ti prego, liberami. Aiuto, Doraemon. Ragazzi, io mi arrendo. I nuovi e divertenti episodi di Doraemon li puoi vedere dal 2 ottobre alle 20:25 del Super Duper Boeing! Sempre allegro, soddisfatto, con la testa rotondissima.